È stata la, credo, la cosa più bella che ho fatto nella mia vita, perché come tutti sapete l'EC1 e l'EC2 erano due manchegne, erano due macchine, erano due idee mai finite, mai sviluppate, e chiaramente con l'aiuto di Limone, d'Angelo Limone, dei Lombardi e di Fiorio eccetera eccetera, siamo riusciti a portare a termine un lavoro che era stato incominciato, ma che più che altro non era un lavoro incominciato, era un'idea, era una grande idea, un'idea che secondo me mi ha gratificato, perché quando abbiamo messo a confronto l'S1 dell'Audi e l'ECV1 ho detto, beh, insomma, io da profano, da misero meccanico, dico, a me piace più l'ECV1, è più bella, è più rifinita bene e sicuramente va anche più forte. E sicuramente anche i tifosi hanno premiato il grande lavoro, perché abbiamo visto prima di tutto che hanno seguito anche su Facebook, dove tu sei presente, ma soprattutto anche appunto dal vivo questa grande manifestazione, cioè erano tantissimi e tantissima è stata il ritorno, è stato giusto? Ma sicuramente mi ha fatto un grande piacere tutta questa, cioè soprattutto quello che mi emoziona è vedere che, capisco gente di 60 anni che ha vissuto questa storia, quello che mi emoziona è vedere gente di 20 anni, di 25, appassionati alle nostre vetture, cioè questa è la cosa più bella, vuol dire che abbiamo fatto una storia molto
Grazie.